in due e mezzo, se ci sta il cane e il figliolo, ci si sta tranquilli, anche se ci sta qualche chilometro. Qui ci si può stivare la roba. Qui ci va le potete al fornellino per far da mangiare. Ti metti così tranquillo e fai da mangiare. Questo si blocca almeno anche se sei in discesa. Qui il nostro Discovery, se ci abbiamo bisogno della ruota di scorta, da qui ci abbiamo accesso. Più abbiamo fatto lo stivaggio per altri oggettini, che tanto lo spazio, soprattutto in viaggi così, non basta mai. Qui, se vogliamo, accediamo anche ai due cassetti, se abbiamo bisogno. Nel caso in cui piove o c'è una bufera, perché insomma lassù tanto caldo non c'è, uno che fa? Prende questi, metti giù, mette qui a sedere, tira fuori il fornellino, che abbiamo fatto il buchino per far passare il tubo del gas, e da dentro, anche se non comodo, però ci può stare. Avanti. Avanti abbiamo. Qui, stesso discorso. Abbassiamo. E abbiamo questo bel tunnel che, volendo, se abbiamo amici, ci mettiamo anche in quattro a sedere. Qui abbiamo sfruttato per fare due super gavoni, che senza i seggiolini arriviamo fino in fondo. In caso di emergenza, ma proprio di emergenza, qui sotto abbiamo un seggiolino. Quindi noi dobbiamo sì smontare tutto, ma qui infatti si parla di emergenza. Di là, che ora vado di là che si vede meglio. Qui abbiamo un gavone ancora più grosso dell'altro, dove l'idea è di mettere il WC chimico, oltre a stivare tanti altri oggetti. Quindi noi anche quello che serve per emergenza, però se ne abbiamo bisogno lo possiamo estrarre. Entra tranquillamente nel corridoio. Okay. E quindi, una volta che sì, chiudiamo un pochino con delle tendine o qualche cosa, noi abbiamo un po' di privacy. Quindi, detto ciò, diciamo che la macchina è pronta per andare anche in cima al mondo. E così noi faremo. Poi, da notare anche i due dettagli lì per non fare scivolare le tavole. Se uno frena non si muove, è tutto in sicurezza. E rimaniamo però nel rimovibile, perché non abbiamo ancorato niente alla macchina. Se noi ci mettiamo un po' di pazienza, quanti ci vuoi mettere? Una ventina di minuti e levi tutto senza problemi. Perfetto. Queste le vogliamo notare, queste belle scrittine al laser. Sì, laser. Incisore laser.